Buonasera, buonasera a tutti. È un enorme piacere vedere questa splendida piazza, piazza Imam al-Mazari, così stracolma di gente, come non mai, devo dire. Ed io non posso che esserne fiero in qualità di rappresentante istituzionale di questo quartiere, perché voglio ricordare che noi siamo gente di quartiere, siamo gente che vive in mezzo alla gente onesta e libera come voi. Oggi siamo qui, è una giornata importante, una giornata fondamentale, si chiude la campagna elettorale di Silvia Galvanico a Mazara del Vallo, qui dove tutto ebbe inizio. Ricordo l'8 ottobre, è nato tutto da qui, ebbe tutto inizio in questa piazza, l'inizio, quello che io voglio chiamare l'inizio del cambiamento. Perché voi, secondo me, rappresentate, se oggi siete qui, è perché ce lo avete scritto in faccia, volete il cambiamento, cari signori, cari concittadini. Il cambiamento che noi tutti vorremmo, il cambiamento è appunto dettato da Silvia Galvanico. Carissimi, io sarò molto breve e circonciso, mi ripermetto di nuovo di fare gli onori di casa, perché appunto sono un giovane consigliere comunale di questa città. Ringrazio tutti coloro che sono stati a fianco a noi in questi giorni duri, molto duri, in questi giorni dove abbiamo girato tantissimo, abbiamo girato tutta la provincia, siamo andati anche fuori la provincia, e vi assicuro, vi posso assicurare che ciò che abbiamo visto, ciò che abbiamo notato è riconducibile soltanto in una sola parola: purtroppo, un disastro. Un disastro, cari concittadini, perché questo è quello che il governo Crocetta oggi ci lascia. E questo è quello che ci lascia, proprio un disastro. Miei cari concittadini, io vi chiedo solo un appello. Se voi avete intenzione di cambiare, di innovare, di portare forze fresche a questo Parlamento siciliano, di portare i progetti, tutto quello che avete in testa, vi chiedo soltanto di fare quello che state facendo per adesso. A noi ci basta la vostra presenza, è tutto. Abbiamo giovani, abbiamo bambini, abbiamo anziani, abbiamo imprenditori, abbiamo dipendenti, abbiamo purtroppo anche tanti disoccupati, devo dire. E questo è un grave problema che cercheremo di risolvere. Io sono molto onorato di vedere così tanta bella gente in questa magnifica piazza. Sarò veramente ancora più onorato se noi riusciremo a scrivere la storia di questa città, la storia soprattutto del Parlamento siciliano, se noi riusciremo il 5 novembre ad eleggere la prima donna deputata della città di Mazara del Vallo, nonché Silvia Galvanico. Grazie a tutti e passo la parola al consigliere Vito Foderà. Grazie. Buonasera a tutti. Circa un mese fa abbiamo iniziato una campagna elettorale che per noi sembrava qualcosa di nuovo. Il nuovo era la faccia di Silvia Galvanico. Ho accettato subito questo progetto e abbiamo fatto un mese di campagna elettorale tranquilla e vedevo l'entusiasmo delle persone che si avvicinavano a questo progetto. Non sarò lungo, ma spero, vedendo i vostri volti, che giorno 6 saremo di nuovo qui a festeggiare Silvia Galvanico, deputato all'Assemblea regionale. Lascio la parola a un consigliere di Marsala che ci fa onore questa sera a Mazara. Grazie. Buonasera a tutti, grazie per essere qui. Io sono onorata di rappresentare oggi i miei amici di Marsala a sostegno di Silvia.
una persona che ho avuto modo di conoscere in questo breve arco di tempo e che ho avuto modo di apprezzare. Ecco perché stasera qua mi trovo a sostenere il progetto Silvia Calvanico e gli auguro un in bocca al lupo, pregandovi a tutti quanti che oggi non è solo il giorno della chiusura, è il giorno dell'inizio della campagna elettorale. Quindi per noi andare avanti a cercare di trovare l'ultimo amico diventa importante e decisivo. Un voto può essere importante, per cui vi prego di andare a sostenere il progetto Silvia Calvanico. È un grande in bocca al lupo. Questo mio appello è rivolto più che altro anche alle donne che sanno cosa significa portare avanti i progetti familiari. Silvia è una di noi, quindi vi invito a, con forza a sostenere questo progetto. Un applauso per Silvia. Buonasera a tutti, grazie della presenza, sempre più numerosi. Devo dire che la campagna elettorale sta procedendo alla perfezione. Vedo tutti voi in grande movimento per un progetto politico giovane e fresco, ma soprattutto vedo Silvia che continua a crescere politicamente e andare avanti in questo percorso che terminerà con il suo ingresso all'Assemblea regionale siciliana. Sono certo che i risultati arriveranno e sono certo che l'impegno da parte vostra sarà massimo come lo è da parte nostra. Grazie a tutti alla presenza, passo la parola al senatore D'Alì. Buonasera, è veramente un grande piacere essere qua stasera con voi, perché si sente l'aria di una cosa nuova che nasce, che cresce e che si consolida. E si sente l'aria di una Sicilia che vuole riscattare se stessa da anni di governo assolutamente negativo, da una stasi economica, per non dire da un regresso economico, che la sta portando negli ultimi posti tutte le classifiche delle regioni d'Europa. Ieri abbiamo avuto a Palermo il nostro presidente Berlusconi, che ci ha dato ancora una volta una carica straordinaria per poter completare questa missione che in questi giorni ci attende, che è quella di vincere come centrodestra le elezioni siciliane, di portare al governo della regione l'onorevole Musumeci come presidente, con una giunta forte della quale noi abbiamo già impegnato la provincia di Trapani per la presenza di Peppe Guaiana, che avete ascoltato un attimo poco fa, perché abbiamo costruito come partito una squadra assolutamente importante, completa e concordata anche nella proiezione dal punto di vista del governo. In questa squadra la figura di Silvia naturalmente rappresenta la parte, voglio dire, più bella nel senso politico del termine, la parte giovane, la parte entusiasta, la parte preparata anche, perché gioventù ed entusiasmo non bastano, ci vuole anche la preparazione dal punto di vista professionale, cosa che Silvia possiede e cosa che Silvia mette oggi a disposizione della collettività siciliana e naturalmente di quella trapanese come provincia, di quella mazzarese in particolare come città. È bello per chi come me pratica ormai da tempo le strade della politica, è bello vedere i giovani bravi che si avvicinano alla politica, che non fanno parte di quel coro di disfattisti che vogliono che tutto venga azzerato, che tutto venga demolito, e che invece credono nelle istituzioni e credono nella possibilità che all'interno delle istituzioni si possano avanzare quei processi di cambiamento che possono portare poi una terra come la nostra a cambiare veramente in meglio le sue opportunità. Noi abbiamo una terra splendida, ce lo diciamo sempre, ce lo sentiamo dire sempre e purtroppo ogni volta dobbiamo poi sottolineare il fatto che questa terra splendida non riesce a dare dimostrazione di se stessa. Ci manca quella spinta della professionalità,
quella spinta della politica positiva che accompagni le imprese, che accompagni i tantissimi imprenditori che ancora oggi da eroi, da veri eroi, continuano a lavorare in questa terra. E allora questo ci manca e questo ci abbiamo l'opportunità di avere, perché una candidatura come quella di Silvia è tutta proiettata nella valorizzazione dell'impresa, sia essa agricola che ittica, ma anche impresa nella trasformazione del prodotto, impresa manifatturiera, impresa di servizi. Oggi noi abbiamo un futuro straordinario che ci viene prospettato, che è quello della valorizzazione delle risorse turistiche della nostra terra, e quindi occorre professionalità, occorre sapere competere. Noi, la sfida di oggi è quella fra territori, non è più la sfida di una volta fra comuni limitrofi, campanilismi, cose che producono solamente sterili iniziative. La sfida è fra territori, noi dobbiamo organizzare il nostro territorio per competere con altre zone del Mediterraneo, con altre zone d'Europa, con altre regioni, nel senso buono del termine. La nostra centralità mediterranea non è mai stata sufficientemente esplorata, vorrei dire quasi completamente inesplorata. Ma in questa campagna elettorale, diciamo poco fa con degli amici, di che cosa si è parlato? Ma gli unici che parlano i programmi siamo noi, gli altri parlano di cose fantasiose, di liste, di controliste, di accuse, ma ciò che ci chiede la gente è la possibilità di lavorare, la possibilità di produrre, la possibilità di crescere, e questo viene continuamente ignorato dalla politica di quelli che chiacchierano solamente. Allora, siccome noi abbiamo già dato dimostrazione sia a livello nazionale che a livello regionale e locale di ciò che Forza Italia sa fare sul territorio, alcune cose le abbiamo realizzate, poi improvvisamente si è fermato per motivi di alternanza politica, un processo di sviluppo di questo territorio che avevamo basato tutto sull'internazionalizzazione, sulla valorizzazione dei momenti importanti di trasporto, del nostro aeroporto, dei nostri porti, di ciò che doveva costituire una rete importante di relazioni col mondo. E quindi adesso questa frattura temporale la dobbiamo risanare e dobbiamo correre per porre rimedio ai guasti che altri hanno combinato, ma non ci spaventiamo di questo, non ci spaventiamo, perché la passione per questo territorio, la passione per la crescita di questo territorio ci porta a trascurare ogni nostro particolare singolo interesse pur di cercare di tutti assieme di lottare per la rinascita di questa terra. E allora, come dicevo poco fa, che una giovane come Silvia venga in questa competizione, si inserisca in maniera importante, in maniera naturalmente elegante come una giovane donna sa fare, ma anche con la determinazione di chi sa di avere i cosiddetti fondamentali della professionalità. E allora questa è la cosa bella di queste campagne elettorali, che danno la possibilità veramente di capire che c'è una società che è capace di rinnovarsi ed è capace di nuove offerte dal punto di vista politico. E allora io, naturalmente voi siete tutti in attesa di sentire Silvia, quindi è inutile che io vi stia ancora a dire alcune molte cose, me le dirò poche, ma penso importanti. La prima, che il risultato di queste elezioni regionali è fondamentale per il futuro di tutta l'Italia e per il futuro di questa terra. Noi nel giro di 6 mesi avremo elezioni regionali tra 3 giorni, elezioni politiche a marzo dell'anno prossimo, elezioni amministrative in tantissimi comuni della Sicilia e molti della provincia di Trapani, e poi avremo elezioni provinciali a giugno dell'anno prossimo. Quindi, come vedete, in 6 mesi noi dobbiamo definire gli assetti di governo per i prossimi 5 anni a tutti i livelli, e cominciamo con la regione, che
per molti versi in Sicilia è sicuramente l'istituzione più importante, con la sua autonomia, per la verità mai sufficientemente utilizzata e in molti casi utilizzata anche negativamente. Gli imprenditori lo sanno gli agricoltori che si vedono trattati, soprattutto in questi ultimi anni, sono visti trattati in maniera assolutamente assolutamente censurabile. Ma ci sono misure come quelle sul biologico che attendono da anni la corresponsione degli indennizi, eppure gli agricoltori continuano a credere nell'investimento della cultura biologica e della trasformazione dei prodotti del biologico, e continuiamo però ad attendere che questa regione si smuova per poter compensare questo sforzo degli agricoltori, e così tante altre cose, sicuramente ve ne parlerà Silvia, che sono parte principale del suo programma. L'impegno quindi di questi due giorni è fondamentale per 5 anni di governo, come dicevo poco fa, a tutti i livelli. Allora, se voi volete, e io sono certo che lo volete, che Silvia dedichi ormai la gran parte del suo tempo non più alla sua azienda privata ma all'azienda Sicilia, dal punto di vista proprio della regione, cioè dell'istituzione siciliana, dovete dedicare queste 48 ore di tempo che vi rimangono a questo obiettivo, perché è il vostro turno, è il turno di chi va a votare, è il turno del cittadino che esprime il suo consenso verso un progetto e verso una persona. E non vi lasciate tentare dal fatto che sia sufficiente che voi andiate a votare. È importante che voi facciate andare a votare i vostri amici, i vostri conoscenti, le persone che incontrate, le persone soprattutto che non vogliono andare a votare perché pensano che sia una forma di protesta produttiva. Non è così. La protesta del non voto è la protesta assolutamente la peggiore che possa esistere. Poi ce n'è un'altra, che è il voto dato male, che è un'altra protesta assolutamente negativa, soprattutto quando è data indirizzata a chi vuole distruggere anche le istituzioni. Ci sono dei partiti, dei movimenti in particolare, che pensano che demolendo la classe politica e demolendo le istituzioni si possa rigenerare alcunché. Non è così, perché fare di tutta l'erba un fascio e dire che le istituzioni sono tutte da buttare significa dire che in questo paese 70 anni di democrazia, 70 anni di progresso, 70 anni di sviluppo non sono serviti a nulla. Vedete, votando il Movimento 5 Stelle si rischia di passare dalla padella nella brace, come si suol dire, e sarebbe la cosa peggiore che potrebbe capitare a questa nostra terra, a finire nelle mani di persone ignoranti, perché io le ho conosciute, 5 anni di convivenza in Parlamento mi legittimano nel poter affermare questo, improvvisate, ignoranti, indirizzate solamente a un progetto di distruzione. Non è così, non si può. Noi poi siciliani abbiamo nel nostro sangue la capacità di comprendere, la razionalità di vedere processi futuri, e questo lo possiamo fare solamente riflettendo su quello che andiamo a fare. E allora, un minimo di riflessione, ma tanto impegno in queste ultime 48 ore. Tantissimo impegno, perché noi dobbiamo un obiettivo fondamentale. Voi lo avete come amici, ma noi lo abbiamo come chi crede nel futuro della politica. L'impegno è quello di portare Silvia all'Assemblea regionale in un contesto di governo nuovo, in un contesto di governo del centrodestra. E allora, cara Silvia, io non solo sono qui per testimoniare quale sia stata e quale sia la bontà delle tue idee e la forza che tu hai nel tuo programma, ma sono qui anche per dire a tutti i tuoi amici: facciamo lo sforzo finale, facciamolo tutti assieme. Vi assicuro che in tutta la provincia la candidatura di Silvia sta andando molto bene,
e va bene non solo e non tanto per i tanti amici che ne stanno promuovendo l'immagine, ma perché è lei che riesce a promuovere se stessa. È lei che sfonda, come si suol dire, nel cuore degli elettori, perché è un'immagine fresca, un'immagine brava, un'immagine importante, un'immagine determinante, è una donna. Dobbiamo anche dire questo, che è un tu in questo caso, perché le donne in politica sono sempre, danno sempre quel tocco di concretezza, quel tocco di determinazione che noi magari ogni tanto trascuriamo. Quindi in bocca al lupo, cara Silvia, e adesso ve la lascio veramente, scusate se vi ho rubato qualche minuto in più. Sì. Buonasera. Ok. Buonasera a tutti, è un piacere avervi qui, è un piacere vedere la piazza piena, mai avevo visto piazza Imam al-Mazari così piena. Vedo tantissime persone e questo per me è una gioia immensa, perché vuol dire che state credendo in me, state credendo nel mio progetto e mi state dando la fiducia. Io in questi giorni ho fatto di tutto e di più, in un mese, giorni, non ho dormito, ho fatto proposte, idee, la qualsiasi, per vincere e andare all'Assemblea regionale siciliana. Oggi voglio ringraziare il senatore D'Alì che mi ha dato il suo sostegno, la sua fiducia, e lo ringrazio immensamente. Ringrazio Peppe Guaiana, designato assessore, lo ringrazio perché è nata una vera e propria amicizia, una collaborazione, lo stimo e sono sicura che faremo tantissimo insieme all'Assemblea regionale siciliana, lui come assessore, io come deputata. Ne sono fiera di tutto questo. Poi ringrazio all'onorevole Nunzia De Girolamo che è stata qui insieme a me facendo un tour pieno tra Gibellina, Marsala, Castelvetrano, abbiamo visto tantissimi posti. Poi ringrazio l'onorevole Catanoso, che con lui nutro un affetto e simpatia, perché abbiamo fatto delle proposte per quanto riguarda la pesca. Poi ringrazio anche l'onorevole Pugliese, ringrazio anche l'onorevole Mara Carfagna, che ci siamo sentite, sono sempre stata a contatto con lei e mi ha dato delle dritte, data appunto che lei è una donna e tra donne ci capiamo. Ringrazio anche l'onorevole Nello Musumeci che è stato insieme a me venerdì e mi ha dato una sicurezza, mi ha dato una gioia immensa averlo vicino a me, accanto a me, e sicuramente è lui il prossimo presidente all'Assemblea regionale siciliana. Ieri ho anche avuto l'occasione di incontrare Silvio Berlusconi, un uomo estremamente grande, grazioso e immenso, è indescrivibile appunto. Poi in questi tour che ho fatto per tutta la Sicilia, ho girato tantissimo per ogni comune, i comuni sono 26, li ho girati tutti, mi manca soltanto domani Pantelleria. In questi tour che ho fatto ho visto tantissima gente, tantissime aziende con tantissimi problemi. Io mi occupo, come ben sapete, di agricoltura. I miei punti sono quelli dell'agricoltura, ma anche quelli della pesca. L'agricoltura, come vi ho sempre detto, vi ho sempre aggiornato, purtroppo noi di Mazara, ma anche comuni di Marsala, Petrosino,
Noi non possiamo accedere al piano di sviluppo rurale, non possiamo accedere ai fondi e quindi alle misure, e non possiamo quindi prendere dei fondi per costruire quindi quelli che sono gli agriturismi, i B&B, ma anche le fonti rinnovabili e le infrastrutture. E tutto questo non va bene, soprattutto per i giovani, perché non ci sono dei piani di sviluppo territoriali che possono dare lavoro ai giovani. Io farò di tutto, da portavoce, come giovane 26enne, devo dare appunto una mano ai giovani e porterò all'assemblea regionale il piano di sviluppo territoriale per i giovani, perché i giovani hanno bisogno di un lavoro. Oltre al piano di sviluppo rurale ho anche fatto una proposta sui consorzi di bonifica, i consorzi di bonifica che da 30 anni sono stati commissariati e li devo riportare nuovamente agli agricoltori, perché loro spetta questo. L'altro punto a me caro è quello della pesca, a Mazara soprattutto. Molti pescatori, armatori, ho parlato con loro in questi giorni, ho visto le difficoltà che ci sono stati in questo decennio. Ho visto quindi il 60% della flotta peschereccia che non c'è più. Bisogna fare delle proposte in merito, quindi per quanto riguarda l'ammodernamento delle flotte, certificare il gambero rosso che è l'eccellenza per noi di Mazara, e soprattutto verificare le quote tonno che per i pescatori sono essenziali. Oltre a questo ho parlato anche di sanità. Non è possibile che in questa Sicilia ci siano tagli per la sanità. Grazie carissimo Crocetta, grazie carissimo Assessore per aver fatto questi tagli e aver massacrato la sanità, soprattutto ridicolizzando appunto la parte quella dei medici e anche degli operatori sanitari che si trovano in difficoltà. E anche i medici di famiglia che non possono prescrivere addirittura dei protettori gastrici perché ci sono stati i dettagli e quindi la spending review. Tutto questo è una vergogna. Oltre a queste tematiche ci sono anche quelli della formazione e anche quello del sociale, che sono a me cari e farò appunto delle proposte in merito. Oltre a questo io finisco qui, vi ringrazio a voi che ogni giorno siete stati presenti, tutti siete stati presenti, mi avete dato la fiducia, mi avete dato delle proposte, delle idee, le ho portate in campo. Sono stata presente sui social, sono stata presente sul sito con il mio programma. Sono stata apprezzata da tutti, perché sono giovane, sono donna e all'assemblea regionale c'è bisogno di un volto nuovo. Basta con la solita faccia, basta. C'è bisogno appunto di persone competenti che devono appunto dare un cambiamento a questa Sicilia che è stata massacrata per 5 anni. Il mio appello finale è quello che tutti devono votare. Il 50% della popolazione non vota e questo è un disastro, perché poi non è possibile che ci ritroviamo con qualcuno che non ci appartiene oppure con qualche ideologia politica diversa. Tutti, adesso, tutti voi ora dovete prendere volantini e andare in giro, perché mancano 48 ore. Io ho fiducia in voi e mi raccomando, votate, perché è un vostro dovere e un vostro diritto. Mi raccomando. E l'unica cosa che posso dire è grazie e buon voto a tutti. Ringrazio la mia famiglia e ringrazio soprattutto la gente che mi è stata vicina giorno dopo giorno. Saluto le mie girl, come si suol dire, che mi sono sempre state vicine.
e non mi resta che concludere con un grazie, buon voto e spero di farcela per portare avanti la mia voce. Vi ringrazio a tutti. Ah, ci vediamo lunedì per festeggiare, eh? Mi raccomando. Una scorciatoia per le criticità della vita, ma deve essere una. Adesso c'è un piccolo rinfresco. Andate. Va bene. Dai, facciamolo più forte questo applauso. Bene, c'è da mangiare, evidentemente. E niente, suoniamo. E allora cosa proponi? Ma non lo so, senti, lascia.